che senso ha che le ferrovie dello stato chiedano come provvedimento la rimessa in movimento di un orologio le cui lancette si sono fermate a segnare simbolicamente l'orrore di una ferita inferta alla carne e al tessuto civile di una grande città come Bologna. È un puro atto burocratico? Evidentemente no. Questa azione come altre, come la richiesta di togliere la parola fascista dalla lapide che ricorda la strage, è evidentemente un atto di segno politico, uno dei tanti atti di revisionismo. A Roma, nel Senato della Repubblica, accade una cosa di un'inaudita gravità. Un senatore della Fiamma Tricolore fa una dura, smaccata apologia del nazifascismo. E insulta i valori della resistenza. Senatore Luigi Caruso, lo prego. Grazie, presidente. Signor presidente, signor presidente del Consiglio, signori ministri, onorevoli colleghi. E, pacta sunt servanda, basterebbe questa semplice e elementare considerazione per rendere assolutamente inutile qualunque discussione in ordine alla legittimità del nostro intervento. Legittimità che diventa una necessità inderogabile se si considera la fama, una qualcerta fama di inaffidabilità che abbiamo a livello internazionale e che ci siamo certamente conquistata con il tradimento nella seconda guerra mondiale a danno dei nostri valorosi camerati tedeschi. Ma il tempo è cambiato, gli alleati sono altri, sempre più valorosi dei partigiani, amici di sinistra. Il tempo è cambiato, gli alleati sono altri. E poi erano i vostri alleati che vi hanno fatto la resistenza perché senza di loro vi avremmo cacciato a calci indietro. Ricordatevelo. Colleghi, per cortesia, lasciate concludere l'intervento. Senatore Attore Caruso, la prego. I tempi sono cambiati, gli alleati anche sono di, altri. Di utilizzare un linguaggio più adeguato per cortesia. Il sindaco di Aenne della città di Palmanova ha voluto che venisse rimessa a lucido eh, una scritta fascista, forse la più classica, la più celebre, credere, obbedire e combattere, proprio su una scuola elementare, in modo che i bambini entrando e uscendo lo vedano. Ogni giorno della loro educazione, per gli anni della loro educazione più importanti. A presiedere la fondazione che eh, ricorda, che, che, che gestisce le. La memoria e le vestigia di questo lager è stato messo un uomo dal notorio trascorso fascista. Questo fatto ha indignato la comunità ebraica, tutti i sinceri democratici, coloro che credono nei valori della civiltà e della libertà, la minoranza slava. E la volpe perde il pelo, ma non il vizio. Sappiamo come si è comportato quando è stato eletto assessore al comune adesso bandierando il Gagliardetto e cantando giovinezza. Io, ripeto, devo essere giudicato per ciò che sono. C Ho 40 anni… Eh, non ho alcuno scheletro in armadio, faccio parte di un partito democraticamente riconosciuto e costituzionalmente riconosciuto, peraltro è l'unico partito che nel suo statuto eh, condanna esplicitamente l'antisemitismo, vorrei sapere di cosa dovrei rispondere, quindi per quale motivo non potrei rivestire questo ruolo.